Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Cazzo Drums. La reaction di oggi comincia di qui, dal mio studio, perché devo darvi una notizia importante. I corsi Gastro Drums sono di nuovo disponibili, sono di nuovo acquistabili. Ci sono stati alcuni mesi in cui non sono più stati acquistabili, non era possibile acquistare i corsi Gastro Drums. Da oggi sono acquistabili e sono acquistabili per pochi giorni con un forte sconto. Qui sotto in descrizione trovate il link, potete guardare tutti i corsi, potete guardare gli argomenti. Ci sono alcuni video per ogni corso gratuiti per poter capire come funziona il corso e capire tutti gli argomenti. Se non sapete quale sia il corso giusto per voi, all'interno della pagina potete anche compilare il form e vi risponderò direttamente io dicendovi qual è il corso giusto. Quindi cliccate sul link qui sotto, approfittate dello sconto valido per pochi giorni e adesso possiamo cominciare veramente la reaction. Quindi mi sposto in salotto. Oggi nuova reaction, quindi siete voi i protagonisti di questo video e sono proprio i vostri video a essere protagonisti. Io vado solamente a giudicare in modo ovviamente sempre amichevole le vostre batterie, i vostri studi, i vostri piatti, tutto quello che avete e mi presentate. E quindi, che dire, se volete mandarmi il video, qui sotto in descrizione trovate il link che vi riporta alla cartella Dropbox, dove potete caricare i video. Molto semplice, fate i video con il vostro cellulare, possibilmente, mi raccomando, in orizzontale, perché almeno ho la possibilità di farvi vedere meglio tutto quanto a schermo, perché altrimenti in verticale si vede un po' piccolino. E quindi mi raccomando, in orizzontale, fate il video, andate, cliccate sul link che trovate in descrizione e caricate direttamente il vostro video. Oltre a questo vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sul mio sito Gastro Drums dove trovate tutti i corsi, cliccate la campanellina, tutto quanto. Io mi metto le cuffie per sentire quello che mi dite e faccio partire la sigla. Poi partiamo col primo vostro video. Mi tiro anche sulle maniche, sigla! Allora, partiamo subito con il primo di voi. Il primo è Enzo, D'Alesio. Devo dire che a vedere così sembra già molto interessante, lo studio mi sembra già curato a vedere da questo quadro. Vai Enzo e vediamo il tuo studio. Ciao Luca. Ciao. Ciao a tutti. Sono Enzo dalla provincia di Teramo. Ciao Enzo. Volevo farti i miei complimenti per questa tua splendida idea. Grazie. Che hai avuto e che io proprio approvo in pieno. Grazie mille, grazie mille. Adesso, prima di presentarti le mie due fidanzate, okay, che io chiamo acustica ed elettronica, ti faccio una zoomata del salone dove io mi diverto a suonare. È un normalissimo salone. E alle pareti del quale ci sono dei quadri. Ok, ottimo, vediamo. Dovevano essere fonoassorbenti, certo, ma che in realtà non assorbono pochissimo. Ok, beh, molto belli, molto belli. Se non altro abbelliscono, beh, sicuramente, il infatti, salone, questo molto belli, è cavoli, vero. Molto. Quindi, molto molto carini. Passiamo. Allora, dico solo una cosa, ti dico una cosa Enzo, che per far sì che quei quadri assorbano, in realtà dentro dovrebbero avere qualche materiale assorbente, tipo lana di roccia, che alcuni pensano faccia male, eccetera. È vero, nel momento in cui la si lavora, la si tocca, eccetera, quindi nel caso mettete una mascherina, ma nel momento in cui è ferma su un muro e nessuno la tocca, non fa più male, non rilascia nulla. Quindi al massimo, secondo me, se hai la possibilità, dentro quei quadri, dato che sono delle tele, in realtà dentro dovrebbe avere la possibilità di mettere un piccolo strato, chi è? Un piccolo strato di lana di roccia o qualcosa, in modo tale che assorba un pochettino. A quest'altro reparto, ecco le elettroniche, e intanto, adesso direi una Roland. Ti faccio vedere le mie batterie. Vai, sono e siamo pronti. Questa è una l'acustica. Ok. DV Performance. Ok. Particolare quel tomino lì. Questo è un rullantino da 12. Ok, rullante, ok. Senza la cosa sotto. Senza la pelle risonante. Ok, quindi ha la cordiera direttamente sulla pelle. Questo è il rullo, sempre DV
da 14 per 6 e mezzo. Colorazione carina, devo dire. Con la battente Remo. Remo, che adesso non mi viene il nome, adesso sono tranquillo, tanto è emozionato. Poi i Tom da 8, da 10, da 12, il Floor Tom 14. Da 14 e il timpano da 16. Ok, tutto come battenti, adesso ho montato delle Evans UV2. Sì. E invece, come risonanti su tutti i tamburi, ho montato una G1 di quelle eccetera, di quelle sabbiate, capito, quindi, probabilmente. Ok. E per quanto riguarda i piatti, ce ne sono, direi. Eccolo il China Sabian da 18 HX, molto bello. Poi c'è un Crash Studio della Sabian AAX da 16, poi c'è il primo Crash della serie K Custom Hybrid Zildjian, quelli di Akira Jimbo, diciamo. Questi sono due splash da 8 e da 10 Zildjian Avedis. Ok, quindi a parte qualcosina di Sabian, ti piace questo molto, è un altro Zildjian. Custom Zildjian serie hybrid da 17. Ok, dai. Un altro Crash sempre K Custom Hybrid da 16. Il Ride da 20, sempre di quella stessa serie da 20. Ok, sì. E all'estrema destra c'è un Crash Ozone della Sabian AAX. Ok, passiamo ai Charleston. Charleston è sempre della serie Hybrid. Beh, molto bella come serie, devo dire. Quella. Da 14. Uh-huh. E l'altro? E sempre Hybrid. Quest'altro invece alla mia destra, sempre Custom Hybrid, da 13. Comandato da un remoto. Ok, che ce l'ha a sinistra, ti faccio immagino. Vedere. Da un remoto della serie DV9000. Ok, il remoto è quello col poi filo che poi va a schiacciare il Charleston primo destra. Hi-Hat da 14, sempre un DV5000. Ok. E il pedale della cassa DV5000. È sempre un DV5000. E devo dire che la pedana sta molto bene con la batteria. Ti faccio vedere il particolare del remoto. Ok, così per chi non conoscesse il remoto capisce come funziona. Qua. Di lì parte questo molto cavetto, sensibile. Questo cavetto qua va e all'altro Charleston ed è collegato, e originale può usare normale. DV, che è una meraviglia pure lui. Decisamente. E lì c'è un racchino più piccolo. Ti faccio vedere, mixerino. Questo è un sub con il suo mixer. Ok, perfetto. Per con suonare, ascolto le basi musicali. E dall'altra parte ci sono c'è proprio l'impianto satelliti. L'impianto studio a casa, bello. Adesso passo a farti vedere. Eccola qua. Scusami. Figurati. A farti vedere la mia seconda fidanzata, che è elettronica. Non ho capito dove passi per riuscire ad andare a suonare TD30. Ah, cacchio, TD30. Che livello altissimo siamo qua, È una meraviglia, c'è un suono super natural. Ed è abbastanza accessoriata, dai, a me direi le batterie un po' complesse, un po' grandine. Quello là in fondo è un tablet, sempre per leggere le basi musicali. Ok. Qui c'è un PC a cui collego una memoria esterna, dove c'è tutta la musica che perfetto. Mi piace. Beh, poi molto bello, devo dire. Mia. Questo apparecchietto tutto preciso, che è un TM2, perché i 14 ingressi della centralina non mi bastavano. Immagino. Con questo ho acquistato ancora due ingressi. Che in realtà, vi ricordo, dato che me l'ha chiesto qualcuno l'altro giorno, non ricordo, ma la TM2 ti dà la possibilità di avere due ingressi
per due pad se volete utilizzare i pad in stereo, quindi con due suoni diversi, oppure volendo, collegandogli dei jack stereo, avete la possibilità di avere due suoni aggiuntivi, quindi ogni ingresso stereo può dare suono a due pad, quindi in teoria quella lì si può utilizzare come centralina per ottenere quattro suoni diversi, mentre la TM1, che in realtà è più nuova, ma se non sbaglio non ha la possibilità di fare questa cosa, due suoni al massimo. E lì sotto c'è il pedale. Pedale Pearl. È un Pearl 3000 Demon a trazione diretta, praticamente senza catena. Ok, perfetto, perfetto. Che, ripeto, è veramente meraviglioso. Beh, molto bella, devo dire, la batteria. Ti propongo in più anche in più la centralina della batteria, il mixer, un Yamaha, e quell'aggeggetto chiuso dov'è? Tra due vetri. Quello è un vecchio lettore MIDI della Roland. Questo qua. Con cui io inserisco i MIDI, elimino la batteria e ci suono sopra io. I brani MIDI, ok, ottimo. Infine, questo mobile fatto da me. Ok, molto bravo. Dove ho tutte le mie pelli, vale, perché mi piace cambiarle spesso per impratichirmi ulteriormente. Ci sta, tra l'altro vedo poi anche... Poi c'è un Tama. Uno Stereophonic. Da 13, un rullo. In acciaio, in alluminio. Con in betulla e bubinga. Ok, questo qua sotto, sì. Con la battente, una Evans HD Dry. Bella, e una bella risonante Ezi 300. Ok. Il particolare è che la cordiera è da 16 fili, una Pure Sound. Ok, quindi più piccolina rispetto poi, a... Poi qui in alto c'è un rullo Tama 14x6. In alluminio con la pelle battente, una Aquarian Triple Treat, ok, una risonante Ambassador Renaissance testurizzata, e come cordiera c'è una Dama 20 fili, però a fili dritti, quelli che usano i batteristi delle bande. Ok, ok, quindi non quelli sopra a spirale. C'ho un po' di aggeggi di seconda mano che non adopero più. Un altro remote vedo qua. Quindi qua. Luca, io vivo i miei momenti belli e fai in bene. Questo comunissimo salone. Bellissimo, comunque. Però adesso in autunno con un mio amico abbiamo deciso di insonorizzare con del bugnato, con le trappole per bassi, perché altrimenti suonare qui dentro è veramente difficile. Un problema. Poi certo, tu sai, immagino, che la DV di per sé è una batteria chiassosa. Abbastanza. Sì, decisamente. Beh, con questo ti ringrazio ancora. Grazie, saluto mille tutti a te. Quanti e magari ci potremo risentire più avanti. Volentieri. Grazie Luca. Ciao e complimenti ancora. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille Enzo, beh, veramente un bel salone, devo dire. Le batterie sono molto precise, mi piace, cioè tutto a posto. Anche il salone, devo dire, è molto preciso. Ti do solamente questo consiglio, che prima mi hai detto insonorizzazione e poi mi hai detto perché dentro è difficile suonare. Allora, ho fatto un video in realtà sulla questione insonorizzazione e... come si dice, abbattimento del suono all'interno della stanza. Con il bugnato tu vai a togliere praticamente il riverbero che c'è all'interno della stanza, quindi tutto il rimbombo che c'è all'interno della stanza, ma non insonorizza, quindi anche mettendogli il bugnato in tutte le pareti senza lasciare un filo di spazio, non vai a togliere il suono dall'interno verso l'esterno, quindi si sentirà nello stesso modo, ma comunque dentro asciugherai tanto il suono. Quindi solamente questa è la cosa che tanti pensano: metto il bugnato così almeno fuori non mi sentono più. Fuori ti sentiranno nello stesso identico modo. Per andare a insonorizzare, cioè andare a togliere il suono da dentro a fuori, verso fuori, servono altre cose che purtroppo costano di più e sono un po' più difficili da fare. Quindi, ma probabilmente tu avrai solamente bisogno di togliere il rimbombo dall'interno
Quindi con il bugnato te la cavi tranquillamente senza spendere un patrimonio. Adesso andiamo avanti con Fabrizio. Niente, possiamo andare. Vai Fabrizio. Ciao Luca, sono Fabrizio, ciao. Ho 11 anni e sono della Puglia. Okay. Oggi ti mostrerò ciao. La mia batteria, che è una Pearl Roadshow okay. del 2020. Allora, partiamo subito. Le pelli non le ho ancora cambiate, le cambierò presto. Perfetto. Perché comunque stanno subendo i colpi. Allora, sì, sì. Il piatto del Charleston è un SBR da 14. Okay. Invece il Crash è un SBR da 16. Mm-hmm. Invece, come puoi vedere qui, abbiamo un Ride SBR da 20. E questo China che ha passato due generazioni, quella di mio cugino okay. e quella di un amico di mio cugino. Ah, che bello. Che ho praticamente, diciamo, rubato. Perfetto, ottimo. Allora, bravissimo. Questa è la batteria in generale. Io gli darei un 9 su 10. Ok. E sì. un'unica pecca, diciamo, che appena ho comprato la batteria uh-huh. notavo il battente che era molto, ma molto duro. Okay. Quindi, innanzitutto ho avvicinato la distanza tra il battente del pedale. E la pelle. Uh-huh. E poi ho cambiato il battente comprando questo okay. qui, che è un battente diciamo da pochi euro sì. però che comunque mi dà grandi soddisfazioni, perché quello originale della batteria si poteva girare, aveva sia la parte in plastica diciamo uh-huh. che in feltro sì. però io ho preferito questo qui tutto uniforme in feltro, che mi dà un suono più cupo e squillante della cassa. Ok, perfetto. Queste sono delle bacchette che non lo so dove l'ho comprate, saranno bacchette cinesi, però comunque mi danno grosse soddisfazioni. Questa è la mia batteria, non è molto grande, però comunque ci tenevo a fartela vedere, perché essendo io un tuo fan e vedendo sempre quei tuoi kit che mostri, o comunque sempre la tua batteria, ci tenevo a fartela vedere. Grazie. Ah, tra grazie. L'altro in aggiunta ho comprato anche uh-huh. questa borsa, dove dentro questa per bacchetta. Esempio ci metto le bacchette, oppure tengo la chiavetta per accordare la batteria. Tieni, anche quella si perdono sempre. E niente, questa è la mia batteria. Ottimo. Tra poco cambierò le pelli uh-huh. e lì aggiungerò un crash da 18 o da 17 okay. per concludere i groove che tu ci fai vedere nei tuoi video. Infatti ottimo. Io sto imparando alcuni dei groove che tu fai vedere nei tuoi video uh-huh. e quindi magari per avere una conclusione un po' più cupa e più squillante vorrei aggiungere un altro crash. Ciao. Ottimo. Ottimo, ottimo, benissimo, grazie mille Fabrizio, grazie veramente, mi fa molto piacere che i video ti siano utili, perché poi il fatto è che è sempre bello sentire e capire che i video sono utili per tanti di voi, e quando mi viene detto ad esempio nei video dal vivo, ma anche nei commenti eccetera, è sempre molto bello da sentire, mi dà sempre la forza e la voglia di continuare a fare contenuti, quindi grazie mille. Ti consiglio, se vorrai comprare un nuovo crash e se vuoi rimanere più o meno con ovviamente con quei piatti lì, magari di prenderti un 18 sempre SBR, così almeno come gamma sonora hai sempre la stessa e almeno i due crash si sposano alla perfezione. La Pearl Roadshow devo dire che è una batteria che ho portato sul canale non molto tempo fa, quindi trovate un video anche sulla Pearl Roadshow, e che dire, è una buonissima batteria, cioè batteria di fascia economica di Pearl, la più economica di Pearl, ma Pearl alla fine fa sempre delle ottime batterie, quindi anche questa qua assolutamente straconsigliata. Bella la questione del China che passa di generazione in generazione, passa diciamo probabilmente non per volontà di tuo cugino o delle altre persone, perché gliel'hai rubato, quindi probabilmente in questo momento lo starà cercando ma non sa dove sia, speriamo non veda questo video perché altrimenti se ne accorge e te lo viene a riprendere. No, a parte gli scherzi, comunque andiamo con l'ultimo di voi, che è Ruggero Pierre. Allora, mi ha mandato tre video, quindi devo capire qual è il primo. Ok, direi che ci siamo, perché mi ha mandato tre video, ma il primo secondo me non è da utilizzare. Quindi, questo qua, perché ne aveva registrato uno, poi ne ha registrato un altro, ripartendo dall'inizio, quindi questo è il primo, poi vediamo il secondo. Ciao Luca, faccio in fretta perché... Ciao! Ti ho registrato un video prima ma non ci stava dentro. Ok. Questo è dove mi diverto con mio fratello che suona la chitarra e canta. Perfetto, quindi mixerino, cassa. Questa qua e tutto. È la mia batteria. Cos'è la una DV Performance? È la Performance, sì. Comprato usata ovviamente. Uh-huh. I costi diciamo perché di quelle se batterie. Non ci sto dentro.
sono abbastanza elevati. Questo qua è un piatto che ho fatto io con Charleston del 1985 quando suonavo disco. Ah, ok. Questo è l'altro pezzo che ho curato io. Ok, ottimo. Questa è la mia batteria. È inutile che ti dico le pelli che uso perché si vedono, sono diventate troppo lunghe. Assolutamente di sì. Il rullante sempre. Con una pelle a quadri, però. Charleston invece ho messo uno Zildjian al posto degli UFI, perché uso solo UFI perché è un po' più ciccione, come dici tu, un po' più caldo. C'ho un UFI da 13 che comunque uso comunque. UFI, ottimi piatti ovviamente. Questa è la mia sedia Thomann. Ok. 89 euro, l'ho pagata, adesso non so quanto costa. Mi dicono che Thomann è caro, non tutto. Cosa dirti? I piatti sono comunque UFIP Crash da 18, 17, 16, un ride da 20. Che dire, mi diverto davvero tantissimo. E ci credo. Grazie a te comunque, Luca. Grazie a te per questo video, ma ce n'è un altro. Quindi andiamo a vedere il secondo, che in realtà è più lungo. Vediamo che cosa dice Ruggero Pier. Facciamo la partita e capiamo insieme. Ciao Luca. Invece questa qua è la stanza dove faccio gli esercizi. Un'altra stanza, perfetto. Con vari libri, eccetera, computer. Un po' di roba. Non guardare il disordine. Computer, vedi io la stanza. Sono io, mi sa. Strano, vero? Sembra fatto apposta. Qui per mio fratello che suona la chitarra. Ok. Vedi. Ok, quindi due anche stanze. Chitarra. Due stanze per questo studio. Molto molto bello questa Niente cosa. Di particolare. Qua mi stampo anche gli esercizi. Questo perfetto. Con la stampante, lasciando stare poi l'utilità per la casa. E lì c'è un'altra batteria. Poi mi sono preso una Tama Jam. Ah, Jam. E lei gli ho messo fatta diventare muta, le mesh, tranne che sulla cassa. Okay, e davanti alla cassa gli ho messo, per insonorizzare leggermente, ma tanto sono a casa mia, gli ho messo le mesh. Questo è un piatto UFIP Ride con l'involucro. Questo qua è il famoso 13 pollici della UFIP. Ok. L'antino. Ovviamente il pad per bello allenarsi e poi gli ho fatto questa modifica anche se voglio sentire un po' di più di rimbalzi. Gli ho messo, ho trovato una batteria, sai quei famosi cappelli da prete, del prete, esatto. Chiamiamoli così, ma non sono i cappelli del prete, me li sono ritagliati. Aspetta, sentiamo. Me li sono ritagliati. Quindi me li sono tu. Smontati, poi ci ho messo la gomma piuma sotto, della stessa misura del diametro del rullante, in maniera tale che non cadano, muovono, quando, certo, quando suono. Giusto. Ne ho tre. Ok, quindi uno così per ogni voglio fusto. Avere un controllo di rimbalzo diverso dalla pella mesh, che tra virgolette un pelo più sì, ha un'altra un risposta, po' di più, diciamo, certo, così, certo. E così ho la possibilità di suonare tranquillo senza far rumore o dargli questo rimbalzo o dargli il rimbalzo della mesh, oppure quando voglio proprio, certo, ottenermi questo rimbalzo qua. Ci con sta. Un suono leggermente stoppato. Sì, suonano abbastanza forte, devo dire. Sono abbastanza forte. E facci vedere questo i cagnolini. Questo è un po' tutto per la sentiamo. Mia passione. Non ci sono, li ha chiusi. Vabbè, pazienza. Ecco qual era il corso. Coordinazione totale. Ti saluto, ti ringrazio che ci dai la possibilità di imparare sempre cose nuove. Grazie mille. Pensa che questa qua è una batteria che ho comprato da Acustica Napoli a 319 euro. Okay, non so quanto costa adesso. No, non ne ho idea. Perché però, non volevo la batteria elettronica, prezzo. Perché tra virgolette sono abituato all'acustica. Poi, ho provato l'elettronica, ma l'ho subito venduta. Perché non. Avendo in casa la perdevo tantissimo di suonare. A suonare sulla. Ci sta. Sull'acustica ci sta, e ci sta, via. Bene. Ciao Luca. Molto bene. Grazie mille. Grazie mille Ruggero.
che non ho capito se si chiami Ruggero o si chiami Pier, però sarà Ruggero Pier, così almeno non sbagliamo. Quindi ragazzi, anche il video di oggi direi che può finire qua, grazie mille a Enzo, Fabrizio e Ruggero Pier, perché è così, almeno appunto come dicevo non sbagliamo, per avermi mandato questi video e per aver permesso a tutti quanti di vedere il proprio bunker, la propria saletta e tutto. E che dire ragazzi, con questo posso finire qua il video. Mi raccomando, se volete mandarmi i video qui sotto, se volete mandarmi i video, virgola, qui sotto trovate il link dove caricare i video. Se potete, mi raccomando, in orizzontale, non so se sia il cellulare, in orizzontale. E basta, iscrivetevi al canale, campanellina, cose, tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!